Qui è dove loro non possono guardare, viaggiare senza muoversi. Adesso io ho il vero controllo del verme e della spezia. E ho il potere di distruggere la spezia per sempre! Padre! Padre! Il dormiente si è svegliato! Forse è avvelenato! Lei urla! Il signor Green l'aiuta! Il signor Green! Ho dovuto farlo, non voleva smettere! Osserva, Sammy! La vita! La vera vita! Una cosa che per via del nostro rango ci è stata negata per troppo a lungo! Buongiorno, miei cari vicini! Vaffanculo! Sì! Sì! Vaffanculo anche a voi! Allora proviamo così. Ti amo quando hai freddo e fuori ci sono 30 gradi. Ti amo quando ci metti un'ora a ordinare un sandwich. Amo la ruga che ti viene qui quando mi guardi come se fossi pazzo. Mi piace che dopo una giornata passata con te sento ancora il tuo profumo sui miei golf e sono felice che tu sia l'ultima persona con cui chiacchiero prima di addormentarmi la sera. E non è perché mi sento solo. E non è perché è la notte di Capodanno. Sono venuto stasera perché quando ti accorgi che vuoi passare il resto della vita con qualcuno, vuoi che il resto della vita cominci il più presto possibile. Che cosa ne pensi, Jack? Sei d'accordo, Jack? L'Evedon è uno schifo. Non c'è copertura, nessun minimo garantito. Innaffiano i drink, la gente che lo frequenta te lo raccomando. Non è così male come dice. Poi Blackie Carson frequenta l'Evedon, è sempre stato gentile con noi. Non è stato sempre gentile con noi. Ok, molto bene. Allora andiamo al Plaza e poi ci sistemiamo al Capri per 5 giorni. No, Cristo santo, di nuovo al Wow Lounge. Che cosa c'è che non va? Non mettono il sale sulle noccioline? Beh, godetevi la vostra età, ragazzi. È il momento della vita in cui potete ancora fare delle scelte. E passa così in fretta. Quando sei adolescente, credi di poter fare ogni cosa e la fai. A 20 anni sei confuso. A 30 metti su famiglia, metti i soldi in banca e continui a chiederti dove sono i miei 20 anni. A 40 ti cresce un po' di pancetta, hai il doppio mento e la musica tutto a un tratto è troppo forte. Una delle tue fidanzate del liceo diventa nonna. A 50 hai una piccola operazione, tu cerchi di minimizzare, ma è pur sempre un'operazione. A 60 hai un'operazione più grave, la musica è sempre troppo forte, ma non fa niente perché tanto sei già sordo. A 70, tu e tua moglie vi ritirate in Florida. Cenate alle 2:30 del pomeriggio, pranzate verso le 10 del mattino e fate colazione la sera prima. Passate il tempo a girare per supermercati, cercando l'ultimo tipo di yogurt e borbottando come mai i ragazzi non chiamano, come mai i figli non chiamano. A 80 ti viene un bell'infarto e ti affezioni a un'infermiera giamaicana che tua moglie detesta ma che tu chiami mamma.